Si è incatenato davanti alla sede dell'ASL di Pistoia in via Pertini per rivendicare un diritto previsto dalla Costituzione, ovvero le cure gratuite agli indigenti. È la protesta del signor Marco Caruso, pistoiese di 61 anni, invalido civile con un punteggio del 74%. I farmaci che servono per calmare i dolori conseguenti ad un insieme di patologie che affliggono il signor Caruso sono in fascia C, quindi non vengono passati dal Servizio Sanitario Nazionale e la sua pensione di invalidità, circa 500 euro mensili, non gli permette di acquistarli. Ho scritto a tutte le istituzioni, non mi hanno risposto e siccome sono un invalido con handicap, ci sono farmaci in fascia C che non mi posso permettere di curarmi e allora ho deciso di iniziare la protesta pacifica. Che tipo di farmaci, per cosa servono? Sono farmaci antidolorifici e quindi per la sanità non è un salvavita e quindi sono in fascia C e bisogna pagarli per intero. Lei è un pensionato? Sì, è dal 2008 che ho la pensione di invalidità. E questo però non le permette di potersi comprare questi farmaci? No, perché prendo 590 euro al mese, poi ho un quinto dello stipendio fatto apposta per comprare questi farmaci, che non posso rifare un altro quinto, quindi ora non ho soldi per curarmi. E quanto costano questi farmaci? Le infiltrazioni costano 62 euro l'uno e devo farne almeno 4-5.